Carponi Pigozzi. Rispondono i gialloblu della Savignanese e allora forza Siri e forza naturalmente anche Riccione. E la Fiericcione che è in avanti, attenzione, si è accasciato un attimo Liborio Zuppardo. Bel viaggio si è fatto. Eccolo, Colle entra in area, su due uomini su di lui. Conclusione, triplicato, ora può metterla e la mette bene per Merciari, Merciari per Colle, attenzione, area di rigore. Lo stesso numero 10 biancazzurri, ancora Sartori, limite dell'area, può tirare, tira e ribatte. Ora è il numero 4 Mucci sul pallone, salta Mingucci, Mucci mette il pallone in mezzo, poi ci per dare manforte a Sartori. Stop di Ceccarelli, prova la conclusione da lontano. Una... questo è Zoffoli invece sulla sinistra, tiro cross, Manfroni alza la palla, ancora la Savignanese in avanti, esce Mordenti. Filippo Scotti, classe 2004, attenzione, area di rigore, c'è il tiro. Controlla palla Mazzarini, mette questo pallone in mezzo, attenzione. Fischio dell'arbitro, Pacchioni. Mordenti para la... grande parata. Carne secca in mezzo, pallone nell'area di rigore, si gira Merciari, c'è il miracolo. Cannoni è altissimo, palla su Merciari che però è scordinato nel colpire la palla, la palla è ancora lì. Basso, palla in mezzo, attenzione, e c'è la rete, c'è la rete. Per il meritato vantaggio, stavamo crescendo, l'abbiamo detto più volte, e c'è la maglia celebrativo. Ceccarelli che è partito ai mille all'ora, Sartori adesso entra in area e tira. Sarto, dai, sinistro, boom. Per me forse è il migliore dei nostri oggi. Mingucci, bella, ed ecco Inchisi, Inchisi tu per tu col portiere, tira e gol! Attenzione, questo inserimento di Lollo ed Inchisi in crescita fisica. Sartori rientra sul sinistro, ancora sul destro, sinistro, palla in mezzo per Inchisi che è contato, però tant'è che neutralizziamo anche questa palla e arriva il triplice fischio finale di Antonio Savino. E allora abbiamo visto anche le immagini, poi sentiremo anche le interviste del dopogara per quanto riguarda questa vittoria, l'ennesima della FIA Riccione, protagonista di un avvio davvero brillante di stagione, anche sul campo non facile, tutt'altro che facile, della Savignanese. E adesso invece andiamo a parlare anche di promozione, oltre che ovviamente di eccellenza, e lo facciamo con chi? Allora, è rimasto con noi il nostro opinionista Attilio Fabbri. Buonasera ancora. Ancora buonasera Attilio. Buonasera. Poi diamo il benvenuto a Nicola Casoli, il centrocampista del Torconca, promozione Girone F. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie perché ci hai fatto una bella sorpresa, anche perché avevamo i nostri due opinionisti che sono venuti a vedervi e quindi così ne possiamo parlare anche con un protagonista in campo. Poi diamo il benvenuto all'attaccante del Nuova Feltri a calcio, Gianluca Boschetti. Buonasera. Buonasera, buonasera Gianluca. E buonasera anche al nostro opinionista Giuseppe Del Bianco. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Giuseppe. Ecco, diciamo proprio Giuseppe e Attilio, tutti e due, lo diciamo in conclusione della prima parte, inviati speciali di 92esimo minuto per la partita del Torconca con il Pietra Inviati Cuta, di quindi. Peso inviati. Io soprattutto tutti e due di peso. L'avete detto voi, non l'ho detto io, non mi permetterei mai, anche perché insomma uno direbbe da che pulpito viene la predica. Allora iniziamo proprio da questa partita. No, prima abbiamo però anche un ospite in collegamento. Ospite in collegamento, che è il dirigente addetto stampa del Sampa Imola, Silverio Scalegni. Buonasera Silverio. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Benissimo, quindi insomma abbiamo davvero tanto di cui parlare. Partiamo proprio dalla partita, Nicola, da questo big match che vi siete aggiudicati 2-0 sul Pietra Cuta. Sì, è stata una partita non tanto entusiasmante, soprattutto nel primo tempo. Infatti penso lo possono anche confermare i nostri opinionisti,
È stata una partita che però a noi ci dà tanto morale e ancora più convinzione delle nostre potenzialità e ci dà continuità di risultati e questo è molto importante. Infatti adesso domenica andremo a affrontare un'altra grandissima squadra come la Sampierana e vedremo sarà la prova del 9 se abbiamo raggiunto la compattezza che ci mancava nelle prime giornate. Allora, vengo da te Giuseppe. Ha detto bene Nicola, non è stata una partita... Sì, nel primo tempo in particolar modo, ne parlavamo che prima di entrare in studio, non è stata una partita entusiasmante, io e Attilio un po' facevamo un po' di sbadigli, diciamo, in tribuna, ecco. Anche perché Attilio era preoccupato che doveva fare l'articolo per Corriere. Dice, ma cosa scrivo? Mi devo inventare. Poteva scrivere la ricetta dei cappelletti che ci ha detto aver fatto prima di venire allo stadio, però... Al di là di questo, diciamo che anche il Pietracuta aveva diversi assenti, così come il Torconca, che qualcuno ne ha recuperato, tipo Franca, però a qualche altro giocatore, no? Nicola mi confermava che era assente. Nel Pietracuta mancava il buon Berfratti, che là davanti è un giocatore di peso e si vedeva che negli ultimi 16 metri mancava qualcosa nel suo caso, però non di peso fisico ma di peso come proprio, sostanza diciamo, come uomo gol, come goleador diciamo così, no? C'è da dire che il Pietracuta veniva da 5 vittorie consecutive, quindi ieri è stato sconfitto per la prima volta in questo primo scorcio di campionato. È stato bravo il Torconca a trovare il gol nella ripresa con una parata non irresistibile secondo me di Lasagna, il portiere del Pietracuta, e poi comunque si è raddoppiato con Mani, che ha fatto un euro gol, e il Pietracuta ha reagito, ha avuto un paio di circostanze dove poteva accorciare le distanze, ma insomma penso che tutto sommato la vittoria sia meritata da parte del Torconca, anche se nel primo tempo a mio modo di vedere il Pietracuta ha avuto un maggior predominio territoriale, diciamo che ha creato forse qualcosa di più, ma negli ultimi 16 metri è stato poco pericoloso. Mai impegnato Barbanti il portiere, quindi sì. Tiri in porta zero. Però diciamo che due buone squadre, perché se vado a vedere l'organico del Torcon, che vado a vedere l'organico del Pietracuta, secondo il mio punto di vista sono due squadre che potranno dire la loro in questo campionato di promozione, perché Torconca, al di là del portiere Barbanti, ha qui Nicola Casoli che ha disputato campionati anche superiori diciamo, alla promozione, quindi io lo conosco bene da tanto tempo, ha militato nella Savignanese, nel Misano, e quindi voglio dire è un giocatore di sicura esperienza, poi ha Franca, ha il bomber Pasolini che in questa categoria è un lusso, poco. Poi ha tantissimi altri giocatori e anche Vergoni, l'allenatore che allena lì da alcuni anni, quindi dà continuità anche al lavoro stesso del Torconca. Il Pietracuta tanto di cappello, perché Fregnani secondo me, che è l'allenatore, ha costruito un buon gruppo e si vede che è un gruppo affiatato. Però l'assenza, ripeto, là davanti ieri ci ha fatta sentire di un attaccante di peso, ecco. Qual è l'obiettivo del Torconca? Ma guarda, io dal primo giorno di allenamenti che ho visto che la squadra è molto buona, non mi sono mai nascosto, e secondo noi l'obiettivo è stare tra le prime e perché no provarla a vincere, quindi veniamo già da gran parte dei giocatori facevano parte della squadra del 2019 quando dopo si è fermato tutto ed eravamo secondi in classifica in semifinale di Coppa, quindi noi partiamo da lì e siamo ancora con la squadra lì e lo dimostreremo. Volete ripartire giustamente da lì, da dove avevate lasciato. Quanto è importante questa vittoria proprio per darvi anche un maggiore slancio? È molto importante perché soprattutto nelle prime partite ci è mancato un po' di spirito di sacrificio, di convinzione dei nostri mezzi, quindi già dalla partita scorsa dove non abbiamo subito gol, per noi è stato molto importante aver giocato anche per più di 40 minuti, anzi più di un tempo in 10 ci ha servito a creare questo spirito di squadra che ci è mancato e quindi è molto molto importante. Gianluca, invece rimaniamo sempre in promozione Girone F, avete voi riscattato la sconfitta di Bellaria superando 1-0 il Forte Gambettola, gol partita di Matteo Vivo di testa al 55esimo, ricordiamo purtroppo la partita è stata caratterizzata dal grave infortunio al 73esimo a Radoi per l'infortunio di pronta guarigione.
Eh già, purtroppo ha dovuto lasciare il campo in ambulanza, insomma il gioco è stato fermato per diversi minuti, speriamo di rivederlo presto in campo, ci rivolgiamo direttamente a lui, insomma speriamo di rivederti in campo il prima possibile, sicuramente più forte di prima, insomma l'abbiamo visto su tanti nostri campi, Rimini, Sant'Arcangelo, insomma quindi un gran giocatore che speriamo di rivedere il prima possibile in campo. Raccontaci però questa partita, perché è un po' l'impresa di giornata, perché Nuova Feltra è un'ottima squadra, ma il Gambetto insomma è stato dipinto perlomeno come diciamo forse la squadra da battere, no? Se vogliamo, come organico. È stata diciamo una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, e soprattutto il primo tempo dove ci sono state diverse occasioni, e nel secondo tempo sono calati un po' i ritmi, è stata decisa da un episodio fortunatamente a nostro favore, quindi è andata bene così, soprattutto perché abbiamo riscattato la brutta sconfitta di sabato scorso a Bellaria, dove anche lì avevamo tenuto bene il campo, poi avevamo subito un Eurogol di bella vista e poi non siamo più riusciti a... siamo stati poco lucidi negli ultimi metri, quindi bene così ieri e dobbiamo continuare così. Una vittoria ancora più importante, perché vi ha permesso proprio di agganciare in classifica il Gambetto, la quota 13, quindi siete comunque sempre nei quarti rialti della classifica. Sì. Quindi siamo ottimisti e affrontiamo un'altra bella partita domenica prossima a Granata, quindi anche lì sarà un bello ostacolo e speriamo bene. Il vostro obiettivo invece è quello del Nuova Feltria? Il nostro obiettivo, non mi piace dire obiettivo salvezza, vittoria campionato, il nostro obiettivo è far bene tutte le partite, e giochiamo tutte le partite per cercare di portare a casa il massimo della posta, quindi vedremo a fine campionato dove ci troveremo. Benissimo, andiamo dall'amico Silverio Scalegni per parlare di eccellenza. Girone C, 1-0 sul Russi con gol partita di Bonavita al 26esimo della ripresa. Allora, raccontaci Silverio questa vittoria, anche in questo caso un bel colpo, perché insomma sappiamo il Russi, c'è il nostro Attilio che lo dice spesso, è una delle squadre da battere di questo campionato. Diciamo che è venuta la prima vittoria stagionale del campionato dopo la Coppa Italia che avevamo vinto il Corignola. E abbiamo avuto serie di partite negative, mentre ieri abbiamo fatto la prestazione fantastica, ricalcando quello che avevamo già fatto sabato scorso nell'anticipo di Valsantena, molto Cusignana, dove avevamo preso 3-2, però non meritavamo questa sconfitta, giocando quasi 60 minuti in 10, avevamo preso pali, traverse, gol mangiati, eccetera, eccetera. Mentre ieri ha fatto un'altra prestazione veramente all'altezza di una grande squadra, perché contro una squadra come i Russi che gioca calcio, ha dei giocatori di qualità, molta qualità, e invece noi abbiamo messo in campo tanto agonismo, tanta voglia di fare, e abbiamo fatto una prestazione veramente fantastica. Sullo 0-0 Salomone si è fatto parare il rigore dal nuovo portiere, che Salvaimo la tesserata di settimana, visto i problemi che abbiamo avuto di infortuni dei portieri, ma non è che le partite precedenti abbiamo perso perché i portieri sono scarsi, abbiamo perso per tanti motivi e adesso stiamo trovando un po' la quadra. Ieri abbiamo fatto debuttare Santo Polo con noi, nel 2001, e ha parato il rigore a Salomone. Beh, diciamo che si è presentato subito con un bel biglietto da visita, Silverio. Allora ti chiederei di alzare un pochettino il cellulare, perché praticamente arriviamo, metto occhiali e non riusciamo a vedere bene i tuoi occhi, quindi se riusciamo a sistemare un po' l'inquadratura riusciamo, ecco, perfetto, così almeno anche da casa vedono bene, perché sennò sembra quasi indovina chi non riusciamo a capire bene. Prego, vai pure avanti. Quindi abbiamo fatto una prestazione veramente fantastica, abbiamo colpito un palo con Alessandrini nel primo tempo, e nel secondo tempo è successa una cosa che non mi è ancora capitato, siamo tornati agli anni della prima categoria, cioè il segnaline della parte opposta della tribuna si è sentito male, l'arbitro ha interrotto il gioco dopo 5 minuti del secondo tempo, ha fatto i termini sanitari, c'era anche l'ambulanza del campo che ha guardato che fosse tutto ok, il segnalino ha abbandonato il campo, quindi in automatico anche l'altro segnalino ha abbandonato il campo, i due risultati di fare segnalini, si è tornato a campionato di prima in eccellenza. Prescindere da quello è stato un po' difficoltoso giocare, perché l'arbitro aveva qualche difficoltà in più per il fuorigioco, eh beh, perché
non vogliamo togliere l'uno la prima categoria, ma sicuramente il ritmo più veloce che la prima categoria, quindi l'arbitro ha avuto qualche difficoltà, anche se non ha fatto errori clamorosi sul fuorigioco. Abbiamo fatto il gol nell'1-0 con una bellissima azione di Bonavita, il portiere l'ha infilato in uscita. Il Sampa dopo ha avuto un momento che poteva subito un pochettino gli avversari, il Russo è rimasto in 10 per l'espulsione di Saporetti per la propria munizione, e a 4 minuti dalla fine potevamo chiudere la partita definitivamente. È stata tirata una vita in aria, è dato sul rispetto a Madone, si è fatto ipnotizzare dal portiere del Russi, la partita è continuata su 1-0 fino al 90esimo con 7 minuti di recupero, visto il tempo perso per la giustizia. E niente, è stata una vittoria che sicuramente dà morale, dà soddisfazioni, perché hai battuto la squadra di quelle tra le più forti del campionato, anche se sicuramente la più forte è la Fiera Regione, che non ha niente a che fare con questa categoria, con i giocatori che hai in organico, che secondo me, se non succede qualcosa nelle ultime 3-4 partite del campionato, le vinceranno tutte, le ultime partite non abbandoni qualcosa, visto che ha fatto il campionato con la. Bene, bene, allora grazie Silverio, anche proprio per l'analisi, perché ci ha raccontato tutta la partita, compreso appunto questo, diciamo, questo tra virgolette retroscena dell'infortunio al Guardalini, che ha costretto l'arbitro agli straordinari, perché qui non c'è il VAR, non c'è nessuna. No, ma il regolamento parla chiaro, quando si infortuna un Guardalini non è che si sostituisce, un dirigente per parte, è successo l'anno scorso anche Riccione, una domenica, quindi è il regolamento che parla così. Però per il fuorigioco, per l'arbitro diventa una situazione complicata. Lo fa da solo. Anche perché non può essere di parte. È quasi impossibile per l'arbitro poter capire in situazioni dubbie. È successo l'anno scorso a Riccione, come ho detto, è successo meno una partita, che tra l'altro tutti dicevano, ma adesso che entra uno in tribuna, no, il regolamento parla chiaro, un dirigente per parte. Allora, andiamo con un po' di messaggi prima di andare a fare il nostro giro di campionati. Sì, allora, il primo dice: Fabri, ieri eri a Cattolica, ti devo fare i complimenti per la tua sportività, di come hai scritto della partita, da Jenny di Cattolica. La solita Jenny, la ringraziamo. Salutiamo Jenny, che è sempre molto carina. E successivamente, Attilio tifoso Fioriccione, ti diverti quest'anno, saluti da Corrado. Penso che sia Corrado. Io non sono tifoso della FIA perché l'ho creata la FIA. Quindi sono un po' di parte. Sì, però la segui con passione. Poi il giornale ti manda lì e quindi la puoi anche seguire da vicino. Mi mando, no? Ci sta. Poi c'è un messaggio per te. Per me. Che dice: caro Bonfa, se bene vuoi mangiare, con Attilio e Filippo devi andare. Che sia allo stadio o in pizzeria, per la pancia sarà un'euforia. Se poi non sei contento, il detto dice: apri la bocca e mordi il vento. Da un saggio. Grazie saggio per questo consiglio, ok. E successivamente, altra grande prestazione del Nuova Feltra senza subire gol. Sì, esatto, quindi complimenti, diciamo, non solo alla difesa ma a tutto il reparto, certo, centrocampo e i primi difensori che sono gli attaccanti, perché stiamo facendo veramente delle belle prove in fase difensiva e soprattutto ieri contro una squadra attrezzata come il Gambetta non subire gol è stato molto, molto importante. Solo 2 gol subiti? Siete la migliore difesa del campionato? Sì. Siamo molto contenti di questo, dobbiamo continuare così, il campionato sarà lungo, quindi dobbiamo confermarci. Anche perché, Giuseppe, si dice di solito che i campionati fanno danno lo spettacolo, ma i campionati si vincono con le difese. Subisce meno. Sono pienamente d'accordo. Infatti io sono l'interista, non vincerò il campionato. Perché l'Inter ne prende troppi. Quindi, quindi il Nova Feltria può essere candidato? È candidato perché non prende gol e quindi di conseguenza chi non prende gol, secondo me, è una statistica proprio. Te guarda la Juventus, cioè, per dire, ha cominciato a vincere, prende pochissimi gol. Che anche ieri, per dire, cioè, ha fatto gol e poi alla fine non li ha presi, è difesa, quindi tanto di cappello, non c'è nulla. C'è nulla da dire, in ogni categoria secondo me. Se hai una squadra organizzata, centrocampo, perché non è solamente la difesa e il portiere, ma anche il centrocampo. Certo. Anche l'attacco. Anche l'attacco, sì. Diciamo la fase in difensiva. Generale, in generale. La fase difensiva, se viene fatta bene, tu non subisci gol e poi tutto può venire fuori. Cioè, nel senso, la partita di ieri del Torcon, che ne è un esempio. Sono stati bravi, per dire, nel primo tempo
come ho detto prima, a non farsi sorprendere dal Petracuta, e poi appena hanno avuto l'occasione, anche vabbè, con l'aiuto del portiere di Lasagne, del Petracuta, che non è stato proprio perfettissimo nella parata, però alla fine cioè sono andati sull'1-0, hanno raddoppiato 2-0, quindi hanno vinto la partita. Cioè, è così, non c'è niente, quindi... non c'è niente da fare. Purtroppo in ogni campionato io ho sempre visto che statisticamente chi prende meno gol vince i campionati. Sì, sì, ma a me l'1-0 è un risultato che da tifoso piace parecchio, perché comunque è il risultato che fa sì che non hai fatto nessun errore in difesa e almeno un gol l'hai fatto. Poi chiaro, quando vinci 4-5-0 ti diverti anche di più, certo. Però insomma non è che possa capitare tutti i giorni. Allora, c'è un altro messaggio, o sono per... Ah sì, complimenti per 92esimo sì. minuto. Sempre. E dopo sono per il Rimini. Per i Rimini, che sì. li andremo a leggere dopo, va bene. Allora, andiamo a fare il nostro giro di campionato a questo punto. Iniziamo dal campionato di promozione, girone E. Quindi andiamo con l'altro girone. Attilio, inizio con te. Beh, questo è il girone che noi seguiamo poco. Sì, perché non... dove c'è il Cervia che ha vinto però questa volta. Il Cervia che ha fatto una bella vittoria, infatti... che è una vittoria che farà morale alla squadra, perché il Cervia non meritava di tenere quella posizione. Qui c'è il Faenza, che è un'altra quella squadra che sta facendo i risultati, una delle candidate alla vittoria, il Massa Lombarda, che è tornata alla vittoria dopo la sconfitta. Sono dei risultati, queste sono due o tre squadre che lotteranno fino alla fine, ma anche il Cervia per me, quando alla fine, verrà molto fuori. Il Mesola ha pareggiato 1-1 in casa del Solarolo, può essere un mezzo passo falso vista la classifica? Sì, visto anche la settimana scorsa che non ho fatto un buon risultato, era una squadra che era tra le favorite e ultimamente c'è qualcosa che non riesce a fare, pur rimanendo in vetta, però sì. Però diciamo che le distanze si sono accorciate, perché però ecco, ci sono tutte le squadre lì, vuol dire che è un girone molto equilibrato. Molto equilibrato, sì. Qui ricordiamo, insomma, Mesola e Comacchese a quota 14, poi sì. Fossoghiaia e Faenza 13, Reno 12, Massa Lombarda 12, che ha dei buoni giocatori, hanno fatto un bel gioco, quindi ne vedremo anche qui. È molto equilibrato, quindi. Ci sono 6 squadre in 3 punti, quindi ecco. Questo vuol dire che è un campionato veramente equilibrato dopo 6 giornate. Anche se da quello, ripeto, io non ho visto nemmeno una partita di questo campionato, ma dalle informazioni che ho, le due ferraresi, Mesola e Comacchese, mi dicono che siano migliori. Molto forti come squadra. Che sono le due che sono in vetta, seppur, come detto, insomma... Attenzione al Massa Lombarda, perché il Massa Lombarda... è una squadra di rango, disputato campionati di categoria superiore, quindi potrebbe rientrare nel giro. Allora, ovviamente ne stavamo già parlando, andiamo a vedere invece l'altro giro, nel girone F, quello che ci riguarda più da vicino, e soprattutto questa sera che abbiamo due ospiti che ce ne possono parlare. Allora, innanzitutto ti chiedo se c'è qualche risultato, Attilio, che ti ha sorpreso in questo campionato. No, di sorprese proprio no. Il Granata forse, che è andato a vincere a San Piero in Bagno, che è un campo molto difficile come risultato. Però c'è stata la bella vittoria del Misano, che viene andare a vincere il derby in casa dell'Asad, 2-0. Qui a me c'è lo Sponticciolo che non sta ingranando, è ancora 0 punti. Visto i campionati che ha fatto le altre volte. Un altro risultato è il Bellaria vincere a Verucchio. Il Verucchio che quest'anno non riesce ad ingranare, non so i validi motivi. Però sul Bellaria, visto che sì. l'avete affrontato sì. La settimana scorsa, insomma, batte il Nuova Feltria, fa un altro risultato importante a Verucchio, sì. forse è un'altra società che dobbiamo tenere in considerazione. Sì, sì, è una squadra anche molto giovane, tra l'altro. Esatto, una bella realtà, perché comunque squadra giovane che corre ogni partita e può comunque dir la sua, non è, diciamo, la squadra come magari possono pensare tutti, è la squadra da battere, quindi... A te ha fatto una bella impressione giocandoci contro, sì. al di là del risultato? Sì, sì, sì. Noi abbiamo fatto tra l'altro molta fatica, abbiamo tenuto abbastanza bene il campo, però abbiamo faticato negli ultimi metri, comunque una squadra solida, difficile da perforare, quindi complimenti a loro. E quindi insomma quei 10 punti in classifica insieme a voi, al Torconca, vogliono dire qualcosa, insomma, quindi sì, vuol dire che la squadra c'è. È un Bellaria che può dire la sua. Esatto. Domenica c'è un big match, Gambettola-Misano, partita interessantissima, e c'è da dire che Noschese è stato tesserato dal Santermete, ecco. Quindi un giocatore di categoria superiore che,
che scende in promozione, ma è un attaccante molto importante. Eh già, sì, l'abbiamo anche lanciato sul nostro sito News Rimini, chiaramente quando è venuto l'acquisto è stato un colpo direi piuttosto importante. Anche Santernite, no? Che ha giocato sabato, ha fatto una bellissima vittoria, Sì. Non dimentichiamoci, sì. Quindi sta venendo fuori anche Santernite che era partito Sartini male. E Contadini, Perazzini invece per il Gatteo, 1-2 il punteggio finale a Gatteo. Quindi vittoria, insomma, preziosa, devo dire, che, in questo ecco, caso. Che mi sta deludendo è il Gatteo. Il Gatteo che aveva non meritato, sentendo il presidente, che aveva una squadra buona, che non, invece non riesce a fare i risultati. Però, insomma, qui si parlava chiaramente molto di Gambettola, no? Sì. Alla vigilia del campionato. Era mi sembra super favorita. Mi sembra però che ci siano delle belle contendenti, perché insomma il Misano, devo dire, squadra insomma da rispettare per, nomi, anche per quello che sta Gambettola, facendo. Però a volte i nomi dicono e non dicono, perché con Bernacci, adesso hanno preso anche Vucai, il Gambettola si sta rinforzando ancora, però il Misano è una bella squadra, c'è un allenatore che le fa lavorare bene, e quindi bisogna stare attenti al Misano, bisogna stare attenti al Bellaria, ma anche il Nuovo Feltre stesso, che all'inizio del campionato è una delle candidate, non dimentichiamoci, e quindi sarà una bella lotta. C'è da dire che Misano si è rinforzato anche come società, perché è entrato anche l'ex sindaco Giannini in società, Alvio Semprini che c'era già una volta, quindi societariamente diciamo si è pure rafforzato, quindi di conseguenza con il ritorno di Fernando De Argila e Irurita, Fernando, nome lunghissimo, diciamo che... De Argila penso che già... Sì, De Argila, però un nome lunghissimo. Poi Nicola lo sa perché ha militato anche lui nel Misano, è una piazza che non ha molto pubblico, sinceramente meriterebbe di più, perché il Misano, io mi ricordo tantissimi anni fa, quando disputava i campionati di promozione, quando giocava nel campo in sintetico vicino a San Pellegrino, la tribuna era sempre piena. Adesso al Santa Monica, essendo anche grande, magari se ci sono 100 persone sembra che non ci sia nessuno. Però diciamo che è una società che mira a salire in eccellenza, questo è un dato di fatto. Poi magari ovviamente i dirigenti, i tecnici diranno che non è vero, che lottano per la salvezza, però insomma se prendi un allenatore come De Argila, se lo riprendi diciamo, vuol dire che non lotti per la salvezza, vuol dire che tenti quantomeno di giocartela fino alla fine. E beh, poi hanno anche questo bel progetto insomma NetGen legato al settore giovanile, che è comunque la loro priorità. Ma io ne volevo approfittare per fare gli auguri a quello che è un nostro inviato solitamente di 92 minuto, non lo è stato in questa settimana perché si è appena sposato ed è proprio il presidente Luca Signorini che è convolato a nozze proprio qualche giorno fa. Gli facciamo gli auguri e le congratulazioni. Lunedì l'ho visto su Facebook in ferie, in festa. Eh beh, giustamente. Però mi ha detto che tornerà, quindi adesso credo già dalla prossima, ricordiamo anche in questa seconda parte che domenica non andrà in onda 92esimo minuto, invia eccezionale, perché saremo in diretta con Radio Icaro, così come con Icaro TV, per quanto riguarda la festa per la nostra santa della Porta Accanto, la nostra Sandra Sabatini. Quindi sicuramente è un appuntamento importante per la nostra diocesi, per la nostra città, per il nostro territorio, e non potremo però diciamo trattare il calcio durante la domenica pomeriggio, perché saremo in diretta anche con le celebrazioni anche su Radio Icaro. Ecco, qui abbiamo un campionato, l'abbiamo già detto, molto forte, molto bello secondo me, perché insomma Nicola, mi sembra che sia alla fine molto equilibrato, sì. Chi è in questo momento in vetta, arriverei anche se vogliamo anche a chi è a quota 9, quindi al Sant'Ermete, quindi siamo arrivati oltre la metà della classifica, forse può comunque ambire a un posto tra le grandi. D'accordo, sì, anche perché stiamo vedendo in queste prime partite che dura giocarsela contro tutti, ma anche contro lo stesso Adler noi abbiamo fatto a Coppa Italia e non avranno le stesse qualità a livello appunto qualitativo, ma hanno molta più ignoranza rispetto ad altre squadre, quindi se la vanno a controbilanciare con altre caratteristiche, sono partite veramente veramente toste da affrontare, quindi è veramente veramente bello quest'anno. Torno da Silverio per chiedergli l'obiettivo del Sampa Imola in questa stagione. Silverio, l'obiettivo del Sampa Imola è sempre quello di rimanere in categoria, fare il meglio possibile, anche se quest'anno siamo partiti un po' troppi, ma è poi soprattutto di valorizzare i tanti giovani del settore giovanile, perché noi praticamente tutti fuori quota che sono nella rosa del Sampa vengono dal settore giovanile di casa.
magari hanno fatto qualche giro per la Vallato, per la Romagna, in squadre professioniste per qualche anno, poi sono tornati a casa nostra. Alcuni di questi sono partiti per categorie superiori, riguarda Bugiani, riguarda Forte, riguarda che sono soprattutto Forte, perché l'anno scorso c'è un titolare, la Mobile Sampa sta facendo molto bene a Mezzolare, si è partiti da titolare. E noi il nostro obiettivo è quello di rimanere in categoria e lanciare il più giovane possibile, magari anche nelle categorie superiori. Questo è ottimo. Abbiamo una buona formazione di giovani, quindi speriamo di lanciare il più possibile ancora in prima squadra anche quest'anno, visto che la Juniors è una bella Juniors. E siamo partiti male, abbiamo fatto una vittoria in 4 punti classifica, domenica andiamo a Rombo, sicuramente difficile, poi si gioca sul sintetico dove non siamo arrivati, però non vogliamo trovare scuse, siamo pronti per la battaglia. E anzi, volevo innanzitutto parlare di Alessandrini e Matteo, che ieri si è fatto molto con loro, speriamo che possa fare velocemente, anche se penso che avrà una cosa un po' lunga, non è niente di grave, però sicuramente anche allora, visto che abbiamo introdotto il campionato d'eccellenza, arriviamo proprio in eccellenza. Sì. Qui abbiamo già visto anche le immagini della vittoria della capolista ed era uno dei match più importanti, no, della, sì, giornata. Una vittoria importante, proprio l'abbiamo appena raccontata, al Sampaio contro il Russi. Un'altra vittoria... vittoria importante che abbiamo avuto proprio da Amore ospite la settimana, sì, scorsa, che ha detto che le doveva vincere tutto. E invece ha perso in casa subito. È la prima sconfitta, tra l'altro, tra campionato e coppa. Però, anche se c'hanno partite da recuperare, però aveva detto che le dovevano vincere tutte, invece subito gli è arrivata la sconfitta. Ma l'allenatore giustamente dice proviamo a vincere tutte e poi dopo anche si vede. Però ha fatto un'ottima prestazione. Sì. Devo dire una cosa che ha detto Luca Carangelo oggi, che la FIA Riccione deve stare coi piedi per terra. La partita ancora non abbiamo vinto niente, dobbiamo giocarsela domenica per domenica, quindi non è detto che abbiamo, perché siamo primi, abbiamo un po' di punti di vantaggio. Dobbiamo lottare e stare con piedi per terra per tutto il campionato, perché il campionato è lungo, ci sono ancora parecchie partite. Beh, questo è indubbio, no, però insomma l'avvio... Però il calcio è strano, lui è anche, certo, scaramantico. Giustamente, giustamente. È giusto dire. Poi l'abbiamo ricordato, poi non apriamo la parentesi che, sì, non va nessuno su subito, ma, quindi sul, sì, perché ne abbiamo già parlato più volte, sì, torneremo a parlare, ne sono, no, sicuro, conoscendovi. Un'altra cosa, che sabato sera al Nicoletti c'è la partita col del Duca Grama. L'anticipo, perché quest'anno ci sono i problemi con gli arbitri, fanno giocare anche il sabato. Speriamo di portare molta gente allo stadio, al Nicoletti, perché visto che è anche di sabato, e tifare per questa squadra, perché è un gruppo che merita. Queste sono tue o sempre del direttore, no, generale? No, questo è io che dico. Ah, ok, no, no, io pensavo fosse che no, ti fossi immedesimato. Io che sabato giocano al campionato. In anticipo e portare più gente possibile. Allora, tra poco mi divento portavoce della Fiat, dopo lo devo licenziare da calcio.basket. Allora, quel posto a Cesarini. Cesarini ha il suo bel da fare, commenta le partite, c'ha un bel lavoro. Poi lo sentiremo, perché chiuderemo con le interviste. Allora, invece, volevo sentire anche da Giuseppe un po' su questo campionato. Qui invece il Tropical Coriano 4-0 facile in casa dell'Alfonsine, che però mi sembra sia una delle squadre meno attrezzate, insomma. Diciamo che l'Alfonsine, hai detto giustamente, non aggiungo altro, una delle squadre meno attrezzate in questo campionato. Tra l'altro mercoledì sera il Tropical Coriano giocherà in casa contro il Victor San Marino per la Coppa e domenica prossima ancora Coriano contro il Victor, sì, San Marino, quindi nell'arco di pochi giorni, diciamo. E in più mercoledì della prossima settimana il Coriano disputerà ancora in casa il recupero contro il Classe. Quindi la fuga della FIA Riccione potrebbe, diciamo, essere leggermente fermata dal Tropical nel caso in cui in caso dovesse vincere
andrebbe a 3 punti dalla FIA di Riccione, dalla FIA Riccione, ecco. Sì, 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 quindi questo, diciamo, un vantaggio teoricamente, ecco, certo, sulla certo, carta, però. Perché attualmente, ricordiamo, il vantaggio è di 6 lunghezze, però esatto, con il Tropical che giustamente è una partita in meno che dovrà recuperare. E domenica, no, scusa, c'è Russi Classe e Coriano San Marino, che sono due partite secondo me di cartello. Russi Classe in particolar modo, secondo me. Belle, sì, sicuramente belle. No, volevo completare per quanto riguarda l'Alfonsine, perché giustamente, insomma, per dare anche il giusto peso, cioè 6 partite, 6 sconfitte, 23 gol subiti e 3 gol fatti. Insomma, quindi diciamo che in questo momento si candida ad essere la squadra, tra virgolette, materasso, no? Sì. Dispiace per una piazza come Alfonsine, però forse alcune scelte non sono state, diciamo, ottimali per quanto riguarda la costruzione poi, della tra squadra. Tra l'altro non gioca neanche al campo di Alfonsine, che quindi devono andare in trasferta tutte le domeniche. Quindi, insomma, qualche situazione abbastanza critica. Critica, sì, sì, diciamo così. 1-1 tra Classe e del Duca Grama, che era un altro dei big match della giornata, esatto, perché due squadre ben attrezzate, no? Poi delle altre abbiamo già parlato, insomma, la caduta del Victor, che è la prima sconfitta, diciamo, tra campionato e Coppa, ma adesso avrà questo doppio impegno piuttosto complicato, vuol dire, con il Tropical, per cercare, insomma, di rifarsi. Allora, qui Fia Riccione a quota 18, Tropical 12 con una partita da recuperare, Russi a quota 11 e poi c'è il Classe che ovviamente deve recuperare la partita col Tropical, che è sempre a quota 11. Quindi, insomma, quello comunque un big match, comunque vada a finire, una delle due concorrenti della Fia a qualche punto lo dovrà perdere, no? Perché tanto è naturale. Andiamo a vedere qualche domanda? Allora, qua ci dicono, grande vittoria del Sant'Ermete a Gatteo, e adesso tendiamo a Noschese, Andrea Sant'Ermete. Eh beh, tifoso del Sant'Ermete oltre che del Rimini, sì. Poi ci augurano una pronta guarigione al giocatore del Gambettola. Sì, sì, l'abbiamo detto, l'auguriamo, sì, anche noi. Anche perché comunque, insomma, Radoi era uno di quegli elementi molto importanti per il Gambettola. Quindi comunque una perdita grave per, sì, sì, a livello d'organico, anche in campo, insomma, al di là del dispiacere. Scusa, Roberto, per una cosa importante che parlavo con lui prima della partita. La partita è stata ferma. Molti nelle chat sui risultati che tutti attendiamo sempre in certo, diretta, è stata fermata per molto tempo perché non c'era l'ambulanza al campo. Sì. Quindi il giocatore non si poteva muovere, mezz'ora, dal campo, perché quando c'è una rottura importante come sembra tibia, certo, e perone, diciamo, speriamo veramente, ma che sia... non è obbligatoria l'ambulanza in promozione come in Eccellenza? Perché in Eccellenza è obbligatoria la domenica. Non credo in promozione che sia obbligatoria, però in questo caso qui mi dicevi che ha ritardato 30 minuti, sì, circa, è stata sospesa più o meno, per mezz'ora per il gioco. E quindi questo ovviamente, certo, oltre al giocatore infortunato che è a terra in campo, quindi il dolore per fisico, diciamo, no? Sì. Anche la partita stessa è ripresa molto tardi, perché mi sembra, sì, si è ripresa dopo mezz'ora. Dopo mezz'ora, mezz'ora, ecco, quindi sì, questo, sì, sarebbe importante, nel limite del possibile, avere anche le ambulanze, quello che voglio dire, ai campi, perché se succede qualcosa anche di più grave, tipo uno scontro di testa fra due giocatori, cioè, sarebbe veramente importante avere l'ambulanza. Sì. Il medico è obbligatorio, diciamo, ecco, in Eccellenza, se non ricordo male, adesso non vorrei anche dire anche l'ambulanza, c'è tutta la domenica, mi sembra che sia obbligatoria, un medico sicuramente, però ecco, quando succedono queste cose, certo, l'ambulanza, insomma, sarebbe, diciamo, l'ottimale, insomma, averla a portata di mano. Andiamo con questo messaggio? Dicono, attenzione al Tropical Coriano, zitto zitto è lì, è vero? È vero. E dopo chiedono ad Attilio cosa ne pensi della Tropical mercoledì Tropical, di nuovo in campo. Sì. Adesso è una bella partita tra due ottime squadre, saremo lì a vederla, vedremo sul campo in che il migliore. Bene, allora, noi per quanto riguarda la prossima, voi Gianluca ve la vedrete con il Granata, in casa del Granata, sì, quindi ne abbiamo già accennato prima, così come abbiamo accennato al vostro impegno in casa della Sampierana invece, e con Silvera invece della prossima, sempre in trasferta in casa del Football Cavaronco. Allora io vado a salutare, perché siamo in chiusura di questa seconda parte, proprio Silverio Scalegni. Grazie Silverio per essere stato con noi in collegamento. Grazie, grazie, alla prossima. Grazie al nostro Nicola Casoli della Torconca, grazie Nicola. Grazie a voi. E grazie a Gianluca Boschetti, grazie della Visima Feltria. Grazie Gianluca, grazie ovviamente al nostro Giuseppe Del Bianco. Grazie, grazie a voi. E al nostro Attilio Fabio. Grazie, buonasera a tutti. Noi ci vediamo, per quanto riguarda i dilettanti,
sempre lunedì prossimo a partire dalle 19.35. Ricordiamo ancora una volta che domenica invece non ci sarà 92esimo minuto. Ora andiamo in pubblicità, torneremo con la terza parte dedicata al Rimini, al Cattolica e alla Serie D. Restate con noi. A Savignano la sesta vittoria di fila della Fiericcione, una di quelle vittorie che fanno felici un allenatore per come sono arrivate. Le premesse erano difficili, tanti infortunati, un campo insomma ostico, una squadra forte, però sono arrivati 3 punti. Sì, lo sapevamo, sarebbe stata una partita difficile, complicata, comunque da tenere in equilibrio e poi magari trovare il gol come è successo e poi se c'è la possibilità di chiuderla. Sono stati bravi i ragazzi, hanno avuto anche pazienza. Penso ora, al di là del rigore, sinceramente, le occasioni per loro sono state... abbiamo rischiato poco. Noi sicuramente abbiamo creato tanto anche nel primo tempo. Abbiamo avuto anche nel secondo tempo diverse palle gol. Quindi, insomma, hanno fatto bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. Sono molto soddisfatto. Ora, tu lo sai, la scorsa settimana si parlava di una Fiericcione che giocava con le squadre deboli e un Sassolino fammelo toglie. E insomma, i risultati che venivano erano dovuti a un demerito più dei nostri avversari che meriti nostri. Oggi sicuramente qualcuno avrà da ridire che sia stati fortunati, che hanno sbagliato il rigore, che poi non l'hanno sbagliato, l'ha parato il nostro portiere, che è lì anche per questo motivo qui, quindi mi sta bene anche questo. Però credo che se andiamo a rivedere la partita non mi sento di dire che siamo stati troppo fortunati. Allora, intanto in cronaca abbiamo detto che questa è una squadra che oggi ha dato dimostrazione di come sia una squadra innanzitutto e di come assomigli soprattutto il suo allenatore per temperamento, carattere e voglia di conquistare la vittoria. Ma questo ti ringrazio, mi fa piacere. D'altra parte sono 2-3 mesi che lavoriamo comunque anche sotto il profilo psicologico, perché non è semplice poi per noi anche in questo momento gestire gli infortunati, le piccole situazioni che si creano purtroppo spesso, una anche oggi durante la settimana. Però questi ragazzi hanno dimostrato veramente grande attaccamento per i colori del Riccione e ci tengo a sottolineare anche oggi la maglietta celebrativa che avevamo insomma fatto per Sapucci all'epoca. I ragazzi hanno deciso, per par condicio e mi sembra giusto, dedicarla anche a Borghini, e insomma anche questa vittoria è dedicata a questi ragazzi che purtroppo devono combattere contro questi infortuni gravi e che noi cerchiamo, ecco, di allieviarli questa sofferenza con i risultati.